Oggi tutti mono di Tigno, quindi impariamo qualcosa più nuovo. Ve la sentiamo? Un attimo di silenzio, scusate. Due parole scorso dolcetto, che al di là del nome è il di Tigno, sembra, che richiede più ore di lavoro in vigneto. Quindi uno vitigno che già parte difficile. Sì, è vero. Prego. Questo è un dolcetto d'Alba 2009, vigna lunga proprio per la forma, proprio della struttura del vigneto, no? Che proprio si estende in lunghezza. E noi sul dolcetto facciamo un affinamento solo di acciaio, proprio perché vogliamo veramente puntare sulla freschezza e sulla frutta. Il dolcetto per noi è sempre stato nelle nostre zone il vino quotidiano, e anche se poi il nome ha sempre fatto difficoltà, è stato un po' difficile presentarlo, perché in realtà non è assolutamente un vino dolce. E, come vi dicevo, appunto, solo acciaio, proprio per puntare veramente sulla frutta, quindi un vino che deve essere magari consumato nell'ambito dei 2-3 anni, ecco, per godere e la nostra produzione sono circa una produzione anche abbastanza importante di dolcetto, di 20.000 bottiglie, dove anche se comunque è un vino base, un vino da pasto, si punta anche lì su un lavoro in vigna, anche perché sono vini anche già abbastanza piuttosto vecchi, quindi anche con una piccola produzione in vigneto tirano veramente, danno un bel vino molto piacevole, ma comunque con la scheda. Allora, quindi dolcetto, quindi considerate che insieme alla Barbera, appunto, sono i due vitigni un pochino più comuni, diciamo, in Piemonte, nelle case piemontesi, posso dirlo, no, io faccio più di essere piemontese una vita, ma insomma sono stato purtroppo poche volte, però mi è bastato per capire appunto che il dolcetto ha un rapporto abbastanza viscerale con il piemontese, nel senso che il classico vino, il primo ricordo molti bambini hanno del dolcetto, e che viene quindi un vino associato alla quotidianità. Ora, magari negli ultimi anni avete sentito parlare appunto del dolcetto di Dogliani, dolcetto di Alba, dolcetto di Ovada, si sono diventate anche di OGG differenziate, c'è qualche dolcetto che ha cercato di fare dei super dolcetti, cioè dei vini magari passati in legno, molto corposi, molto magari anche con aspettative di longevità più alte. In realtà il dolcetto è un vitigno molto difficile, sapete che per esempio la maggior parte dei tannini del dolcetto si trovano nei vinaccioli, quindi nei vinaccioli però si trovano anche tannini quelli più amari, che secca sempre di evitare, quindi in realtà è un vitigno che bisogna veramente saperlo maneggiare bene, ed è molto difficile avere prodotti che durino tanto. Diceva Daniele, l'orizzonte 2-3 anni è il 99% del dolcetto hanno questa vita, ma è proprio la loro caratteristica naturale, la loro semplicità. Non lo so, per calarlo nella nostra realtà, come dei Chianti d'Annata, ma anche vini Colli Fiorentini, vini molto più semplici, noi siamo abituati a bere tranquillamente nell'arco di al massimo di un paio d'anni, goduti freschi, anzi senza legno, proprio perché il carattere della quotidianità, questo dovrebbe essere un vino da bere in teoria tutti i giorni. Infatti lo sentirete già dal naso, molto accattivante, c'è questo profumo veramente intenso di marasca, di ciliegia, semmai un po' di mora, la frutta di bosco, semmai c'è una nota leggermente, quasi un filo di peperone, sembra di sentire, una nota di quasi di candito, no? Sentite il candito, quello del panettone, quelli verdi che ci sono nel panettone, c'è quel profumino laggiù che dà sul dolce. Ricordate, il vino non è per niente dolce, però è l'uva quando ha maturazione che è molto dolce, quindi è per quello che siamo dolcetti. E poi perché il naso è sempre così invitante, così piacevole, così delicato e familiare, appunto. Un vino a cui ci si accosta sicuramente molto volentieri. Ci sono anche qualche nota, vagamente una leggera speziatura, si può sentire una nota, magari un capellino di anice, però ecco, è tutto naturale, non è niente, non c'è legno, non c'è altro, è proprio l'uva che ha questo profumo. E l'uva si adatta a crescere in molte parti, in Piemonte, spesso anche nelle Langhe, dove proprio non si può mettere nebbiolo, che ovviamente è la prima scelta, il dolcetto si adatta benissimo, fermo restando che però ha necessità di tantissimo amore, perseveranza, lavoro per riuscire a dare dei buoni prodotti. Dicevamo, questo naso molto accattivante. Ecco, sentite che al naso magari ce lo facevamo rotondo, molto massiccio, anche ce lo aspettavamo più morbido, invece sentite in bocca com'è bello tagliente, no? Molto, non solo secco, proprio
questa nota molto fresca, quasi leggermente asprigno, questo agrumato quasi che ritorna, e dicevo appunto un vino, immaginatevelo con un salume, immaginatevelo con dei tagliolini, ecco, immaginatevelo con delle preparazioni carne bianca, neanche carne rossa, questo è perfetto perché appunto c'ha questo amarognolo che viene contrastato magari del dolce, del grassellino, del salume, c'ha questa nota, questa freschezza che mi fa buttare giù molto bene il boccone, mi fa riprovare quello successivo, e quindi appunto non è male iniziare a approcciarsi al bollito con un vino come questo, quindi fresco, fruttato, immediato, non è un vino da degustare e star lì un'ora a parlarne, però ecco, immediato, fresco, dolce, gentile come questo ce ne sono in Piemonte, c'è praticamente solo lui, e poi dopo assaggeremo e faremo anche il confronto con la barba. Sì. Allora,